Benvenuti a Provocazione di Marketing sull'Highline a New York. Questa zona una volta era una delle peggiori della città, dove si trovavano... Era il luogo dove si trovavano i macelli, e quel posto dove ci troviamo noi adesso era la ferrovia che trasportava gli animali fino al luogo dove sarebbero stati poi uccisi e trasformati in carne. Oggi è diventato un parco. Un parco molto bello e, come vedete, molto frequentato. Che cos'ha a che fare la Highline con le nostre provocazioni di marketing? Beh, il concetto che vorrei trasferirvi oggi è quello di essere stati capaci di guardare con occhi diversi un rottame, una parte brutta della città, addirittura una linea ferroviaria che non serviva più a niente e che era una esagerata bruttura all'interno di una parte che stava cercando di rinascere. Ecco, la capacità di guardare a qualcosa del nostro passato, che magari sembra un rottame, che magari è arrugginito, per vedere in che modo sia possibile promuoverlo in un modo completamente diverso. Questa non è più una ferrovia, questo non è più un distretto di macelli, ma è diventata una località turistica, è diventata un'attrazione, è diventato un parco. Ora, che cosa all'interno della nostra azienda, delle nostre competenze, della nostra struttura può diventare qualcosa di diverso? Quali sono i talenti che abbiamo magari sotterrato e che invece ci possono essere utili? A domani con Provocazioni di Marketing.